Cari quaddisti, ed eccoci, siamo nel crossodromo di Castellarano, il mitico Edgard, numero 911, pilota della Yamaha del team RZ Extreme Tech, ha fatto i suoi primi giri di pista, ha conosciuto il crossodromo, ha grandi elogi per la moto e soprattutto ha chiesto al Giova, cosa stranissima, di indurirgli un attimo l'acceleratore, perché il Giova era riuscito a fare un acceleratore col motore di iniezione, praticamente si muove col pensiero. E il pilota ha chiesto di avere un filo del gas all'antica, vecchia maniera, più duro, perché vuole più sensibilità sulle UPS. Questo vuol dire che ci sono dei piloti che possono permettersi di guidare per 30-40 minuti con un filo del gas duro e preferiscono così perché non hanno alcun affaticamento fisico. E quindi sono in grado di gestire sulle forti sconnessioni. Ricordiamo che nel crossodromo di Castellarano ha ospitato una gara del campionato italiano motocross 125 domenica, e quindi il tracciato è molto ma molto rovinato. Vediamo Edgard 911, vediamo Cesari, che è venuto ad allenarsi anche lui per confrontarsi con i migliori. Ricordiamo Cesari secondo all'europeo, ricordiamo il mitico Edgard, comunque un primo posto all'europeo in una manche. Entrambi i piloti viaggiano veramente molto morbidi di sospensioni, una cosa spaventosa. Il Giova che sta spiegando le sue azioni tecniche al giovane Cesarino. Short, really short. Edgar sta dicendo che gli piace il gas corto, il gas rapido, ma molto duro, in modo da avere sensibilità. E Andrea Cesari, in un eccesso di aggressività, ha fatto il primo cappottone in melma. Prima. Grande Andrea, com'è la melma di Castellarano? Com'è? Sei stato un grande. Sei fermato il mezzo, sei partito te, sei entrato come un leone. No, non stavo filmando. Avrei chiesto il mondo per non pubblicare. Grande Andrea. Andrea, com'è? Ti vediamo sempre presente, oltre che nell'europeo, anche quando ci sono i grandi nomi che vengono ad allenarsi in Italia nei crossodromi seri. Vediamo che Andrea Cesari c'è sempre. E abbiamo notato un Andrea Cesari al di là del secondo posto in una manche dell'europeo. Grande risultato. Abbiamo visto un Andrea Cesari veramente dominante sulla moto, riuscire a controllare il mezzo al limite, a giostrarci, a farci quello che vuoi, abbassarlo di punta per renderlo parallelo al terreno. Ti abbiamo visto veramente diverso, veramente cresciuto rispetto ai passaggi, comunque sempre di classe, che facevi l'anno scorso, ma non c'era questo dominio oltre il limite del mezzo. Cosa pensa Andrea Cesari di Andrea Cesari in questo 2012? Con calma, nel senso che la strada è ancora lunga, mi sto impegnando. Vedo che i risultati iniziano ad arrivare, spero che continuino. Ma al di là dei risultati, questa tua capacità di controllare il mezzo oltre il 100%, cioè veramente uno spettacolo vederti guidare, un grande salto in avanti rispetto al pilota che eri gli altri anni, cioè un'entrata nell'età matura di un pilota. Ecco. Viene tutto girando, no? Chiaro. Più ci giri, più inizi a prendere confidenza, e io stranamente tutto d'un tratto sono andato a allenarmi e mi è venuto questa fissa, no? Il fatto di non avere più il parentato in mezzo ai marroni, per avere la patente e girare da solo, quanto ha aiutato Andrea Cesari? Perché alla fine dipende sempre, cioè logicamente, dai miei genitori, alla fine anche loro lavorano, quindi... Certo, invece adesso puoi prendere autonomamente e andare a girare. Sono comunque fortunato che posso andare, non ho impegni di tempo, non ho impegni, e quindi... Sei anche bravo a riuscirci, Andrea, perché non è che basti solo girare, bisogna avere qualcosina che sembra esserci dentro di te, ecco. Sì, però parte tutto dall'inizio. Io sono abbastanza fortunato, sono molto fortunato, e quindi per mia fortuna riesco a... A tre giorni dall'italiano... Come si schiererà Andrea Cesari in questa competizione dell'italiano, del campionato internazionale qua
che corre concomitantemente all'italiano? Sono molto carico, la pista mi piace molto, l'ho già provata e mi diverte molto, velocissima, sono carico. Molto adatta al tuo KTM, quindi sì. Mezzo fantastico per la trazione, mezzo fantastico per la stabilità, soffre un po' sul maneggevole, ma certamente sul veloce il KTM è uno dei mezzi più adatti per prendere un risultato importante, insomma. Andrea Cesari, partenza nelle cromono, partenza gara 1, partenza gara 2, il gas come lo tiene Andrea Cesari? Full. Che cazzo! Grande Andrea, in bocca al lupo e complimenti. Grazie.